Buonasera a tutti, amici del canale Popolo Juventino, come state? Io sono parecchio arrabbiato, sinceramente, perché comunque le notizie che arrivano sulla nostra Juventus fanno parecchio arrabbiare. È un attacco continuo da ogni lato, ogni fronte. Addirittura adesso i titoloni di giornale che si inventano le notizie addirittura per avallare le loro supposizioni. Non è più sostenibile una cosa del genere. La società dovrebbe fare la voce grossa, però andiamo per grado e prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Se vi piace il contenuto, un bel pollicione sempre ben accetto e i commenti sotto il video per confrontarci, così da prendere spunto anche per altri video. Detto questo, ritorniamo alla questione. Ieri sera, intorno alle 11 più o meno, mezzanotte, siamo andati a dormire con il titolone, la notizia del giorno: la Juventus è in vendita, John Elkann vende la Juventus. Adesso io non voglio fare il nome del giornalista, però questo qui che ha fatto sto titolone è già, come devo dire, recidivo con altri bei titoloni, fronte denigrazione della Juventus. Nel 2006 ha fatto il titolo della vendita della società, poi comunque andando avanti negli anni è stato protagonista di altri titoli con la retrocessione della Juve in Serie B. Insomma, questo qui ha una bella immaginazione, raccoglie probabilmente delle prove, ma non prove, delle ipotesi, delle dichiarazioni del mondo che lo circonda e poi trae le conclusioni e spara la cazzata enorme. Come detto, la Juve a questo punto deve vendere la società su consiglio di questo giornalista. Però io invito la società a fare la voce grossa, perché e colpisce a destra, colpisce a sinistra, e il tocco agli stinchi, il tocco alle ginocchia, qui si perdono soldi sulle cazzate, perché comunque il titolo probabilmente subisce delle flessioni, alza però di colpo poi scende. Gli investitori perdono soldi e poi qua dobbiamo stare sempre a risanare il bilancio, oltre alle cazzate che abbiamo fatto in passato sugli acquisti e le cessioni dei giocatori. Quindi, caro John Elkann e tutta la Juventus, volete alzare un po' la voce? Volete iniziare a denunciare queste persone che continuamente rompono le palle alla Juventus? No, io credo che sia il momento. Poi, chiudendo l'argomento, ne apriamo un altro. Io adesso stavo sfogliando le notizie, non ho verificato se è una fake news o è verità. Il post era firmato Sport Mediaset, però anche le fake news spesso e volentieri vengono firmate apposta per nome dei grandi nomi proprio per renderle credibili. Ho letto, appena letto, a quanto pare Paul Pogba, anche se non è sceso in campo nella prima contro l'Udinese, ha fatto il test antidoping e è risultato positivo all'androlone. Allora, io adesso devo prenderla con le pinze questa notizia. Però, dovesse essere un'altra fake news, ma di cosa stiamo parlando? È un attacco frontale, un attacco a 360 gradi. Qui non ne possiamo più. Addirittura ho letto che il giocatore rischia una squalifica da 2 a 4 anni, perché deve, ha 3 giorni per ripetere il test antidoping e comunque deve dimostrare la sua, come devo dire, non mi viene la parola, che non è stato lui a prendere di proposito quella i prodotti antidoping. Scusate, ma sono parecchio incazzato e non mi vengono le parole.
Stiamo scherzando? Dobbiamo vivere un'altra annata con mille preoccupazioni. L'anno scorso, la scorsa annata avevamo la preoccupazione dei processi per le plusvalenze e gli stipendi. Quest'anno ci dobbiamo preoccupare di nuovo del doping, ci dobbiamo preoccupare della vendita alla società. Io sono stanco. Tiferò sempre Juventus, però la situazione sta diventando difficile. Io non posso andare per strada e essere preso sempre per i fondelli, per non dire per il culo, dai tifosi interisti, dai tifosi milanisti e tutte le altre tifoserie. Bisogna mettere un freno. Dai, su. Su questo ho detto tutto, sono parecchio incazzato, ve l'ho già ribadito un paio di volte, non mi vengono le parole per continuare l'argomento, però spero che sia arrivato il mio messaggio e a far capire tutto il popolo juventino che la situazione è diventata insostenibile, siamo arrivati al punto che litighiamo anche tra noi, perché abbiamo visioni diverse, vedute diverse e spesso e volentieri litighiamo. Non va bene. Noi dobbiamo difendere i nostri colori, la nostra società e dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Quindi, forza Juventus e mi raccomando le iscrizioni. Ciao ciao!